Benvenuti alla conferenza stampa prepartita di Provercelli Mantova. Mister, arriva in casa una squadra diversa da quelle affrontate nelle ultime settimane. Che partita ti aspetti, viste anche le condizioni che si prevedono per domani? Sicuramente avremo un campo da gioco molto veloce. Arriva il Mantova, capolista, che sotto gli occhi di tutti, no? Il gran bel gioco che fa, l'entusiasmo che sta avendo, portando tifosi in giro un po' per tutto il nord d'Italia. Noi non ci nascondiamo, sappiamo che in questo periodo non siamo nel periodo migliore. Però ho visto una squadra viva, ho visto una squadra che siamo tornati a fare forse dell'alta intensità l'arma migliore della nostra settimana di lavoro. Hanno fame, sappiamo che non siamo quelli di questi 2 giorni, di queste 2 settimane fa, e quindi vogliamo invertire il trend, che si chiami Mantova o ultima in classifica o di sopra categoria. Per noi non deve fare differenza. Quando abbiamo affrontato le squadre con una certa intensità, con una certa voglia, con una certa consapevolezza, siamo stati in grado magari non di vincere, ma di dar difficoltà a tutti. Mi ricordo Mantova l'andata, abbiamo finito in crescendo in 11 con 10 contro 11. Padova nel secondo tempo abbiamo recuperato 2 gol, poi l'abbiamo persa, però sono sempre state partite dove c'è stata una squadra vera con un'identità forte. Ho lavorato su questo e penso che, non penso, però spero di rivedere domani quello che ho visto in settimana. Grazie, mister.